È stata una partita dove soprattutto nel primo tempo abbiamo concesso poco, quel poco che abbiamo concesso i nostri avversari ci hanno puniti e abbiamo creato tanto, ma non siamo stati così determinati, così attenti, così lucidi nel cercare di concretizzare al meglio le occasioni che abbiamo creato. E abbiamo trovato un avversario, lo sapevamo, più in palla di noi, questo sicuramente, quindi dal punto di vista fisico quando arrivi sempre un attimo di ritardo sull'avversario diventa anche più difficile mantenere una certa compattezza di squadra, però pur perdendo lucidità nel secondo tempo abbiamo avuto grande generosità, grande spirito e secondo me abbiamo meritato comunque di pareggiare la partita e di tenere aperta ancora la qualificazione. Qualificazione aperta, la squadra svizzera è una buona squadra, però ci sono le possibilità, numeri e mezzi per superare il turno. Sì, ci sono. Oggi abbiamo verificato quello che pensavamo, che gli svizzeri sono sicuramente una buona squadra, che stanno bene, ma che il Palermo deve crescere, sta crescendo, sta lavorando per diventare squadra in tutte le sue sfaccettature e quindi chiaramente una settimana in più ci può servire per arrivare a un livello superiore che non potrà essere ancora quello ottimale, però che dovrà bastare per provare a passare il turno. Dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto stasera, dobbiamo pensare a quello che c'è da migliorare, sicuramente i passi in avanti ne faremo perché la squadra sta lavorando, la squadra è generosa, la squadra ha dei valori, poi dopo io so benissimo quelle che sono le strategie della società e il mio compito è in questo momento doppio, preparare le partite per provare a passare il turno e dare delle indicazioni tecniche alla società per cercare di migliorare se è possibile questo gruppo che comunque è già un gruppo competitivo. Mister, due istantanee da salvare, sicuramente il gol di Miccoli e la splendida cornice di pubblico del Barbera, stasera oltre 28.000 spettatori. Sì, assolutamente, assolutamente. Il pubblico è stato sicuramente un'arma in più, ci ha sostenuto sino alla fine, ha capito le difficoltà della squadra, perché chiaramente, ripeto, soprattutto secondo me a cavallo della metà del secondo tempo la squadra ha cominciato a subire un attimino anche un calo psicofisico e il pubblico ci ha sostenuto fino alla fine, permettendo alla squadra, grazie anche alla generosità della squadra, di riprendere il risultato e Miccoli ha fatto un gran gol, è entrato bene in partita. Ripeto, ci sono i lavori in corso e quindi bisogna provare, però questo turno ci obbliga a fare le cose molto più velocemente di quelle che si fanno di solito e ci proveremo e con quello spirito qua senz'altro proveremo a fare il risultato in Svizzera giovedì prossimo. Grazie.